Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta. Essere debole, fragile come un uomo, ma tranquillo come un dio. Wabi Sabi è l'arte giapponese di fare delle nostre fragilità, delle nostre insicurezze, delle nostre incompletezze, delle nostre debolezze, le nostre più grandi forze, i veicoli attraverso i quali raggiungere i nostri obiettivi. Ho messo in questo libro oltre 30 anni di ricerche, soprattutto di sperimentazioni, nel campo del buddismo esoterico, lo Shingon e la saggezza, la grande saggezza dello Shugendo, lo sciamanismo degli Yamabushi. Letteralmente tradotto, Yamabushi significa nascosto tra le montagne. Si tratta di mistici che praticano nelle foreste, sulle cime delle montagne in Giappone, tra questi Noburo Okuda Do, che troverai nel libro e che ha fortemente contribuito alla stesura di questo libro. Insieme a lui sono riuscita a descrivere dettagliatamente rituali, pratiche esoteriche iniziatiche che non sono mai state messe per iscritto prima, come per esempio il Goten Wabi Sabi, una pratica potentissima nella sua estrema semplicità, che è dedicata a tutti coloro che sono stanchi di sentirsi vittime delle loro mancanze, delle loro fragilità, delle loro diversità, sono stanchi di sentirsi malati e sono pronti a fare dei loro disagi, disturbi o difetti le loro più grandi forze, i loro più grandi alleati. Il libro si muove su due binari. Uno è quello descrittivo, descrive rituali, pratiche esoteriche. L'altro binario è un binario narrativo. Racconto la storia poetica, o meglio poietica, cioè la storia dell'anima, della grande Tomoe, una sciamana samurai leggendaria. La leggenda vuole che Tomoe fosse invincibile e che abbia combattuto contro 20 uomini, 20 samurai armati simultaneamente e abbia vinto, perché Tomoe sapeva fare delle proprie debolezze, delle proprie fragilità, le sue più grandi forze. E soprattutto sapeva combattere nello stato della non mente. Le chiavi di questo stato di coscienza sono nel libro e sono a disposizione di chiunque voglia riuscire a realizzarsi pienamente in questa vita, a raggiungere uno stato di pienezza e di felicità che gli permetta di essere sereno, seppur fragile, fragile come un uomo, tranquillo come un dio. Io ti do appuntamento nelle pagine del libro. Quando Tomoe sguainerà la sua spada, mi sentirai al tuo fianco, pronta a combattere insieme a te le tue sfide, fino alla vittoria finale.